Ciao a tutti, sono Eugenio Casalino. Sono qui per presentarvi una bozza di progetto di legge che mettiamo sull'ex regioni che riguarda una questione, diciamo, abbastanza particolare, e cioè la gestione del personale delle regioni. Questo progetto di legge è molto semplice e propone semplicemente di spostare, di prendere i risparmi dal fondo dei dirigenti dell'anno precedente per metterlo nel fondo del personale dell'anno corrente per quanto riguarda il contratto integrativo, quindi indennità, premi di produttività e altre cose che riguardano il contratto integrativo come le progressioni orizzontali. La motivazione politica di questa proposta, che ci è arrivata da una petizione di centinaia, sono 1.600 lavoratori della regione Lombardia, e hanno chiesto proprio a noi del Movimento 5 Stelle di presentare questo progetto di legge, deriva dal fatto che c'è una grande differenza rispetto al privato tra gli stipendi medi dei dipendenti normali, dipendenti pubblici, rispetto ai dirigenti. Per farvi un esempio, un dipendente mediamente prende 1.000-1.200 euro netti al mese e ha un premio di produttività netto annuale che può girarsi attorno ai 500 euro. Invece i dirigenti hanno un trattamento, i dirigenti, che lo ricordo, sono sostanzialmente inamovibili, hanno delle retribuzioni annue lorde di 100.000 euro e dei premi di produttività di 20.000 euro lordi. Le cifre sono queste. Quindi la motivazione è, ripeto, portare i risparmi dal fondo dei dirigenti al fondo del personale. Aspettiamo quindi i vostri commenti, proposte di integrazione a questo progetto di legge.